Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Nello scorso episodio siamo arrivati qui, abbiamo recuperato l'idolo, cioè in realtà non abbiamo recuperato l'idolo, abbiamo recuperato, ci hanno detto che si trova a nord, abbiamo comprato un pochettino di equipaggiamento, quindi dobbiamo andare a nord, qua non è indicato sulla mappa, però boh. Sepolcro, la capanna non ce la indica più bene per fortuna, perché tanto non ci serve. Nulla, e andiamo su. Però non abbiamo avuto informazioni, ci pensavo nel mentre, non abbiamo avuto informazioni su dove è andata la spedizione precedente. E sappiamo che sono passati da... come si chiama? Xalapa? Xalapa, esatto. Ma non ne sappiamo di più, cos'è quella roba strana? Questa faccia mi sembra un po' fuori posto, c'è delle... cose intorno. Vedo che sarebbe stato un lago tipo. Oh no, se non ricordo male. Ho detto a nord-ovest c'è un lago, no? C'è un marchio con pietre e lance, ok. Dirigiti verso ovest e prosegui fino a raggiungere un piccolo stagno ai piedi di una scogliera. Lì troverai l'idolo. Una scogliera. Siamo dalla parte opposta rispetto al mare. Allora, raccogliamo queste erbe. Niente, non riusciamo. Vabbè, allora, quella è la zona che mi indicavano loro. Probabilmente la razione. Come si è messi a carne? Abbiamo pochissima carne. E nulla, lui sta sviluppando ancora il carro, ok. Per 10 giorni. 18 unità di carne, almeno quella, dai. Dell'olio? No, corda, versione senza olio. Se vi ricordate. E quanta cavolo di carne? Anche questo, facciamo che seccarlo dai. All'altro non ci arriviamo, possiamo avvicinarci. No, ok, non possiamo più fare niente. Allora, abbiamo un sacco di difficoltà pattuglia alta, difficoltà guardia alta. Allora io farei che, visto che abbiamo tantissima carne, allora Anacaona, mettiti a conservare. No. Scherzo, facciamo 10 più 7 di Velasquez. Ok, mentre invece di guardia possiamo spostare qualcuno su guardia. Qualche cacciatore che è più bravo a fare la guardia, lui. Sì. Penso che è l'unica. Beh dai, abbiamo comunque trovato 9 unità di carne. Ok, 11 da questo bel maialino. Ah, qua ce n'è ancora un altro. Ci conviene ucciderlo al ritorno. Lo stagno sacro è calmo, all'ombra di grandi alberi le sue acque verdi gorgogliano alimentate da un piccolo ruscello che scende dalle rocce vicine. Contro le rocce c'è sempre, c'è un semplice altare di pietra circondato da fiori secchi e vasetti, alcuni dei quali sembrano essere stati lasciati decine di anni fa. Ispeziona il santuario. Non hai difficoltà a trovare l'idolo tra i fiori e i vasetti alla base del santuario. Fai un rapido controllo per verificare che non ci siano trappole, quindi prendi l'idolo e lo metti nel tuo zaino. Alcune monete intorno al santuario potrebbero avere un certo valore. Carlos Zarraga esamina i monili. Alcuni sono d'oro, capitan. Pedro Alvarado lancia a Carlos uno sguardo di vera disapprovazione. Sono delle offerte sacre fatte per onorare gli spiriti degli antenati morti. Carlos Zarraga si accarezza il mento.
Non c'è in giro nessuno, occhio non vede, cuore non duole. Pedro stringe il pugno. Io lo vedrò. No, io lo lascerei. Decido di portare via niente dal santuario. A quanto pare non c'è altro che puoi fare qui. Ok, quindi dobbiamo tornare da sette pictoton. Allora, qua si vede qualcos'altro di intorno? No, mi sa che non c'è altro qua. Ah, però c'è un luogo di interesse laggiù, probabilmente sarà un cairn dei sentieri. Allora, niente, dobbiamo accamparci qua. Allora, siamo messi abbastanza male di caccia perché abbiamo la gente a conservare. Ci basta solo uno di sette alla fine a conservare. Tu vai a cacciare e tu conserva. E vedremo di farcela andare bene. Ok. Abbiamo comunque raccolto 10 unità di carne, per cui un pochettino di... Eh? Cosa ne fate? 21 di quel cinghialino là? Ma ottimo! Ah sì, c'è un cairn qua. Ah, ok, questo è quello delle pianure. Per cui niente, vabbè, torniamo indietro a questo punto da dove siamo venuti, o facciamo un giro diverso. Possiamo fare un giro diverso, però scendere di qua a vedere se scopriamo quello di più. Quelle erbe no, vabbè, non prendiamo le quelle erbe, prendiamo queste qua, dai, queste sì. Queste sono più belle, più buone, più fresche. Allora, pianura è sempre tosto tutto ciò, però allora, andiamo tutti da mangiare la carne intanto. Poi, allora abbiamo un sacco di carne che possiamo conservare. Facciamo così, restiamo così e mettiamo uno qui la diamo doppia. Tipo Quintero. Hanno tutti un buon morale comunque di base. Sette razioni, abbiamo comunque raccolto 9 unità di carne, che non è niente male. Non è che ci ho segnato qualcos'altro sulla mappa che ci stiamo perdendo, vero? No, sembra di no. Allora, no, vabbè, quelle non vado a raccogliere adesso di erbe, perché iniziamo ad averne comunque abbastanza di erbe, no? 130 direi. Un tesoro. Questo non è male raccoglierlo. Ah, però mi sa che non riusciamo a passare di qua. Boh, ci sono, fa vedere le montagne dappertutto. Allora, non abbiamo da conservare, se non altro. Oh, diamo un'unità di carne a tutti e questi li mettiamo adesso a cacciare. Visto che la caccia è molto difficile in questo momento. Nulla. Ne abbiamo perso 17 unità di medicina, visto che non è buono trasformare troppe erbe in medicina, perché poi dopo le medicine possono rubarle. Le erbe invece no. Allora, proviamo a continuare di qua. Vediamo se troviamo dell'olio più che altro. Sempre corde, nulla. Vabbè, andiamo a prendere queste erbe e poi scendiamo in giù. Proviamo a scendere in giù di qua. Ah, si esplora zona di pianure. Devo carne tutti tranne i due che non ce l'hanno. E vada. Enrique Ruiz viene da te dopo la cena. Ti si piazza davanti con le braccia incrociate e un'espressione minacciosa in viso. Capitano, dobbiamo parlare in privato. Cosa c'è, veterano?
C'è che non posso sopportare che Anacaona, quel selvaggio puzzolente, dorma nel nostro accampamento. Ma è una donna. Se è assolutamente necessario che debba seguirci avanti e indietro come un segugio, d'accordo, ma vi chiedo almeno di farlo dormire fuori dal campo. Sono sicuro che sarà abituata a dormire su foglie sudice, ed è quel che si dice gente del genere. Direi sulla seconda. Anacaona è un membro di questa spedizione con pieni diritti, oltre ad una compagna di gran valore per noi. Non vi resta che accettarlo. Enrique gesticola furioso, insoddisfatto della risposta. Non potete chiederci di dedicarci alla causa, ignorando la minaccia che quei selvaggi rappresentano tenendoli in mezzo a noi. Ognuno di noi ha il diritto di difendersi dal pericolo, e se voi non intendete garantire la nostra sicurezza, sarò costretto ad incaricarmene personalmente. Cavolo, proviamo questo. Guardate come parlate, Ruiz. Dei titoli che possedete in Spagna non mi importa minimamente. Qui sono io, il capitano. E adesso datevi una calmata e lasciatemi in pace. No, me ne occuperò adesso. Cavolo. Ruiz se ne va infuriato, lasciandoti con una pessima sensazione di quello che potrebbe succedere in futuro. Mezz'ora dopo un servitore impaurito viene ad avvisarti di un litigio nei dintorni del campo. A quanto pare due membri della tua spedizione stanno discutendo, ma il servitore è talmente agitato che non riesce a spiegarti bene cosa è successo. Arrivato sul luogo dei fatti, vedi una dozzina di membri della tua spedizione e dei tuoi servitori riuniti in un gran cerchio attorno al cadavere insanguinato di Anacaona. Enrique è in piedi accanto al corpo con in mano un pugnale. Ho compiuto solo il mio dovere. No, l'ha ammazzata? Ma sei pazzo? Ma è morta morta? Io direi questo, l'avete uccisa, siete malato, non c'è spazio per voi nella mia spedizione. Capitan, andate via subito, non voglio mai più vedere la vostra spiacevole faccia, via! Scuotendo la testa frustrato, il soldato torna nella sua tenda per raccogliere le proprie cose. I servitori ritirano il corpo di Anacaona mentre la folla si allontana in silenzio. Si respira un'aria triste tra i membri della spedizione. Ma è morta Anacaona? Ma è via di testa questo! No ragazzi, non so cosa ne pensate voi delle save scamming, ma no, io voglio... salvare Anacaona. Cioè, con tutto quello che ci ha fatto passare. Ma è pazzo questo Ruiz. Mi sa che ha fatto il salvataggio comunque dopo. Cioè, questo qua è dopo che è morta. E infatti. No, ma siamo pazzi, siamo pazzi. Ho sbagliato, ho fatto il tentativo e nulla. Ma è pazzo, è uno psicopatico quello. 204, mi sembra che ne abbiamo presi di più di quanti non fossero prima. Di qua bisogna andare, vero? Di là non si passa, mi pare di ricordare. Eravamo arrivati proprio tipo, no, eravamo arrivati qua alla strada. No, penso di no, perché
C'erano spostati più a destra, forse. Allora, razione, diamo un'unità di carne a tutti, ok. Gli altri cacciano benissimo. Si triggerà di nuovo il discorso. Vediamo se riusciamo ad ottenere qualcosa di diverso. Proviamo ad essere più severi. Prima di nuovo fare guida? No. Però sono tutti autosave, facciamo un salvataggio vero, perché sennò poi dopo se va a sovrascrivere il salvataggio precedente, a fine che siamo spacciati. Ok, facciamo un salvataggio vero. Oh, sappiamo che succede sempre. Ah no, perché eravamo passati di là, non eravamo passati di qua. Adesso ci accampiamo e si triggerà quel discorso là. Una razione di tutti è una cosa che abbiamo già visto. Aspetta, chiudi, facciamo che salvare qua. Anacaona, sì. Ah, non è successo niente, sto giro non si è triggerato. Strano. È ancora viva? Sì. Ma tra l'altro Ruiz è quello che abbiamo potenziato, cioè tutto l'equipaggiamento, ma è pazzo. È razzista. Però anche Echeverria, anche Quintero. Ne ho molti di razzisti. Di legname, ma io sto cercando dell'olio in realtà. Oh, dell'olio, Teo grazia. Questa strada ci porta, dovrebbe, sì. Però usciamo un attimo qua. Quanta carne! Cos'è questa roba? Ci accampiamo. Abbiamo carne quasi per tutti, quindi direi che possiamo. Allora, no, sviluppo. Riesci a svilupparmi un'altra lanterna? No. Vabbè, niente, allora resta così. Come abbiamo perso 480 tesori? Avrei uccidere un maialino prima di andare in là. Ma c'era anche di là. Ti stai muovendo sul fondo di una gola quando ti imbatti in una visione raggelante. Ti fermi per ponderare le implicazioni di ciò che hai trovato. I tuoi uomini si radunano intorno a te, osservando silenziosamente. Lungo il fiume sono sparsi gli scheletri di un manipolo di soldati spagnoli con ancora le armature addosso. Cavolo, sono quelli di Gutierrez, forse. Numerose frecce sono piantate negli alberi e nella vegetazione circostante. Le angolazioni rivelano che sono state scagliate dalle rupi circostanti. Un cannone leggero, piuttosto maridotto, è abbandonato lungo il letto del fiume, insieme a vari scheletri equini e le loro bisacce ancora piene.
È evidente che se qualcuno è riuscito a sopravvivere all'imboscata deve essere fuggito, mentre le frecce piovevano ancora dall'alto. Esamino le frecce. Le frecce non hanno nulla di particolarmente sospetto, guardarle bene sembrano essere le classiche frecce azteche utilizzate soprattutto per cacciare. Ti colpisce tuttavia che ci siano molte meno frecce di quante te ne aspetteresti in una situazione di questo tipo. Cercando eventuali segni di frecce recuperate, scoprì con sorpresa dei fori di proiettili negli alberi. Chiunque abbia teso un'imboscata a questi soldati era equipaggiato anche con armi spagnole. Esaminiamo il cannone. I tuoi uomini rimuovono il fango incrostato sui lati del cannone e lo trascinano fuori dall'acqua. Miracolosamente sembra ancora funzionante. Vedendo l'incisione sulla canna, Antonio Velasquez emette un suono gutturale. Capitano, ho già visto questo cannone. Si tratta del falconetto donato a Felipe Gutiérrez da Sua Maestà il Re. Gli fu consegnato durante una cerimonia a Madrid prima che partisse per la sua spedizione. Non mi sorprende, chi se non Gutiérrez potrebbe aver portato un cannone qua? Sì, ma se Gutiérrez ha lasciato indietro un oggetto simile e non è tornato a riprenderselo, lui e i suoi uomini devono essere stati in grave pericolo. E poi, perché non l'hanno preso i suoi aggressori? Beh, perché un cannone non è così facile da spostare in giro. Antonio annuisce solennemente. Prendi il cannone. I tuoi uomini hissero il cannone malconcio su uno dei vostri carri. Dovrei ordinare a qualcuno di ripararlo quando vi sarete accampati. I tuoi trovano anche un po' di munizioni e di polvere da sparo per la nuova arma. In seguito seppellite gli scheletri con le armature e le armi arrugginite. Ti sposti lungo il fondo della gola, osservando attentamente le rupi circostanti. A un certo punto noti che delle pesanti impronte sono rimaste impresse nel fango. È possibile che qualcuno sia sopravvissuto all'imboscata? Ci dice di più di questo? No. Nulla, direi che... Avevo intenzione di terminare il video così, ma abbiamo un sacco di maiali e un sacco di movimento ancora. Per cui direi, allora scendiamo in qua. Abbiamo abbastanza movimenti da attraversare, no? Allora facciamo così e ci accampiamo qua. E facciamo che i nostri cacciatori... Ah, intanto... Carne a tutti per oggi. Ma ne avanzano 28. Allora facciamo che conserva, conserva. Ne abbiamo uno da 8, no, abbiamo quello da 7. Così e chi è quello che ha 7? Allora diamo una doppia da Nakaona che l'abbiamo salvata due volte da morte, certe. Adesso va a finire che si scatenasse notte? Aspettate, facciamo che salvare prima, ma. E poi ci accampiamo. No, ok. Vabbè, abbiamo trovato solo 3 di carne, ma abbiamo fatto 27 razioni, poi ci sono altri maiali. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato l'episodio, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.